Siamo alla presentazione del progetto Milano c'è da fare, una piattaforma condivisa tra tutti i player del territorio, lanciata su iniziativa di Assimpredi Lance. Ci può parlare del progetto C'è Milano da fare? Allora, C'è Milano da fare è una piattaforma che è stata costituita nel massimo accordo tra le associazioni industriali, segnatamente Assimpredi, ANCE, Assolombarda, tutte le centrali cooperative e compagnia delle opere, unitamente a tutto quanto il mondo dei servizi e in particolare delle professioni legato alla filiera dell'edilizia e alla filiera della produzione e rigenerazione della città. È una piattaforma che nasce con il pretesto, se così si può dire, delle elezioni amministrative locali, ma che ha l'obiettivo ambizioso di rivolgersi più in concreto anche al prossimo sindaco, alla prossima giunta, per generare tutta una serie di competenze e di servizi che riteniamo possano essere di ausilio nella generazione di un piano strategico di lungo periodo sulla città e sulla città metropolitana. In particolare serve forse cambiare l'offerta immobiliare per quanto riguarda i nuovi operatori che si affacciano su questo mercato? Ma guardi, io credo che noi oggi siamo in un periodo particolarmente fortunato e questo evidentemente è uno dei motivi per i quali tutte quante le associazioni e gli ordini si sono riuniti nella volontà di creare sinergicamente un obiettivo di competenza da mettere a disposizione sul territorio. Non è tanto sull'offerta immobiliare in senso stretto che si deve ragionare, quanto più che altro su un progetto di città, un progetto di lungo periodo, un progetto che riguardi la mobilità semplice, una diciamo, individuazione di procedure molto più snelle nell'ambito di una generazione di una città metropolitana e quindi con logiche di area vasta, idea di operatori a servizio della pubblica amministrazione per restituire competenze ed avere con questo occasioni anche di partecipazione attiva e di intervento sul territorio.